Ma questa spezia è proprio interessante, ci ho fatto anche una tisana. Adesso faccio anche un bel video. Le spezie fanno bene. In Oriente si aggiungono praticamente a ogni piatto, non solo per il gusto, ma soprattutto per la salute. Noi in Italia siamo più abituati alle erbe aromatiche, come la salvia, il rosmarino, il basilico, l'origano, e usiamo meno le spezie che si utilizzano più nella cucina medio orientale e orientale, come la curcuma, il coriandolo, il curry, che è una miscela di spezie. Ma in realtà lo sapete che abbiamo una spezia veramente speciale anche noi? È l'unica coltivata nel nostro paese, ma ne basta pochissima per ottenere un sapore veramente speciale e per avere un concentrato di principi attivi veramente salutari. Di che spezia sto parlando? Dello zafferano. In alcune regioni d'Italia, in particolare in Umbria, Abruzzo, Sicilia e Sardegna, si coltiva una qualità di zafferano più che ottima. Lo zafferano è più noto per essere la spezia più costosa al mondo, piuttosto che per i suoi benefici. E quindi in questo video voglio rendergli giustizia come pianta utile, saporita, facile da usare e soprattutto medicamentosa. Lo zafferano contiene molti elementi nutrizionali preziosi, tra cui vitamine, minerali come ferro, potassio e fosforo. I suoi principi attivi sono la crocina e la crociatina, due carotenoidi che grazie alla particolare struttura molecolare sono capaci di legare ed eliminare i radicali liberi, quindi sono importanti per la nostra salute e il nostro sistema immunitario. Poi abbiamo la picocrocina che dà il sapore amaro e il safranale che dà il tipico aroma e sembra avere importanti effetti terapeutici. Lo zafferano ha proprietà antiossidanti, effetti benefici contro l'invecchiamento, l'arteriosclerosi, l'ipercolesterolemia, le patologie cardiovascolari, il diabete, aiuta a mantenere l'integrità del sistema immunitario, del metabolismo osseo. Protegge da alcune forme tumorali, è antibatterico, antivirale e diuretico. Ora vi spiego come usare lo zafferano per ottenere quattro benefici importantissimi a casa vostra. Ma prima vi consiglio di scegliere lo zafferano italiano perché possiamo conoscerne la provenienza, cosa importantissima, e per la sua ottima qualità. Bene, ora veniamo ai benefici. Il primo a favore dell'umore. Ne abbiamo tutti bisogno, almeno per stabilizzarlo. Lo zafferano aiuta a regolare il tono dell'umore, agisce sul sistema nervoso centrale e regola la produzione di alcuni neurotrasmettitori responsabili proprio del tono dell'umore. Sembra agire come un antidepressivo in modo completamente naturale, senza effetti collaterali e con tanto gusto. Per ottenere questo effetto bisogna aggiungere un po' di zafferano. Non più di 1 grammo al giorno, ma ne basta molto meno a una ricetta dolce o salata della propria alimentazione. Comunque, almeno una volta al giorno. Il secondo utilizzo è a favore della digestione. Lo zafferano stimola l'apparato digerente, aumenta la secrezione dei succhi gastrici e della bile. È un ingrediente molto usato anche nelle preparazioni di liquori digestivi. Adesso vi do una ricetta per farne uno a casa vostra. Prendete un barattolo di vetro e metteteci 3 bustine di zafferano, mezzo litro di alcol a 90 gradi e la scorza gialla di un limone. Poi chiudete in modo ermetico e lasciate riposare al buio per 7 giorni, agitando il barattolo una volta al giorno. Di questo liquore se ne prende al massimo un dito in una tazzina di acqua calda dopo i pasti principali. Il terzo utilizzo è per noi donne. Per alleviare i dolori del ciclo si può preparare un decotto facendo bollire 2 g di polvere di zafferano in mezzo litro di acqua per 10 minuti. Si lascia intiepidire e se ne beve una tazza al mattino nei primi 3 giorni del ciclo. Attenzione però, non va usato in gravidanza né durante l'allattamento. Il quarto utilizzo riguarda un tipo di prevenzione utile a tutti, quella dell'invecchiamento cellulare del cervello. Sembra che lo zafferano inibisca il deposito di alcune proteine che hanno trovato nel cervello di persone afflitte da demenza e quindi è meglio iniziare a prevenire. Anche perché i
casi di demenza cerebrale tendono a raddoppiare ogni 20 anni e sono convinta che sono collegati ad un'alimentazione non corretta. E questo è un motivo in più per apprezzare lo zafferano e per mangiare in modo equilibrato a favore della salute. Quindi se anche tu ami le spezie e desideri usarle a favore della tua salute, condividi questo video sui social per aggiornare i tuoi amici. Lascia un commento qui sotto e iscriviti al canale per avere nuovi video di salute naturale ogni domenica a casa tua. Infine, per lo zafferano la buona notizia è che in cucina è molto versatile, sarà facile introdurlo nella dieta, ma non va assunto più di 1 o 2 grammi al giorno. Si può utilizzare sia nelle ricette salate che nei dolci. Provatelo nello yogurt o con un po' di ricotta e miele. È speciale. Si può fare anche il pane allo zafferano e con l'aggiunta di frutta secca, per esempio noci e uvetta, diventa un alimento molto completo ed equilibrato. Insomma, viva lo zafferano e buona salute naturale a tutti. Ciao!